preparato un pacco da spedire. Ringrazio tutti quelli che mi danno una mano per sta cosa. Adesso poi andiamo a spedirlo e poi iniziamo il Qui video. Quasi Capodanno, fine 2022, provincia di Milano. Vi faccio vedere un po' di arte, perché questa è arte, ragazzi. Questa è arte, qua sul marciapiede. Qui lavatrice, qua sul marciapiede, sarà almeno più di un mese che è qui abbandonata. Poi ne ho messo anche questo, guarda che bello, c'è anche roba della palestra. Questa qui è arte, ragazzi, è Qui. arte, la vedete? È arte, è la gente che non capisce, è arte. Tutte queste bottiglie abbandonate qui, lo vedete? Tutte queste bottiglie non sono rifiuti in realtà, è arte povera. Anche questa qui, vedete, tutta questa spazzatura qui è arte povera. Una puzza che voi non vi rendete conto. E anche là, la bottiglietta qua, questa è arte. Qui hai la toppa, della toppa, della ritoppa, della toppa. Qui è come il carbonio 14, vedete? Quelle lì più scure sono quelle che hanno fatto ultimamente, vedete? Cioè, poi anche di là c'è tutto. Qui, più che 50 sfumature di grigio, direi anche 100 sfumature di grigio. Passato dalla parte, siccome era troppo difficile qui fare un'asfaltata unica, è meglio fare toppa, della controtoppa, della ritoppa. Questa è un'opera d'arte, dovremmo venire dall'estero per vedere un'opera d'arte simile. Le ciclabili sono importanti, quindi è bene che ci siano le ciclabili. Prendiamo questa ciclabile. Ciclabile è importante perché almeno non vai sulla strada principale. Questa è una buona cosa, un'opera d'arte giusta. Andiamo a vedere la ciclabile. Ciclabile, vado, così non vado sulla strada principale a sinistra. Buona, è una roba buona la ciclabile, no? Prendo la ciclabile. Finisce nel nulla, finisce nel prato la ciclabile. Ciclabile che finisce. Beh, lasciamo perdere spazzatura, bottigliette qua buttata dai soliti cialtroni. Palo dello stop divelto. Beh, ma prima o poi lo sistemeranno comunque. Qua abbiamo una bella rotonda nella curva. Abbiamo anche le rotonde nel nulla, eh. Allora, ragazzi, no, vabbè, è un video ironico. Non è un video lambrenerettiano. Semplicemente ho visto qualcosina che non funzionava, ve l'ho fatto vedere. Però siccome io sono sempre onesto, corretto con voi, sono sempre stato, devo dire che le situazioni che non ci siamo qui è nell'Interland milanese, direi anche qualche paese della provincia di Monza Brianza. Perché per esempio se prendo da me su al lago, l'altro giorno ho fatto un giro, devo dire che la situazione di pulizia e di strade è comunque nettamente migliorata. Nell'Interland milanese invece non ci siamo per niente. Anche alcune grosse realtà che sono stato anche poco tempo fa a Monza, a Sesto San Giovanni, in altri paesi, ho visto veramente un mare di scritte sui muri. C'è questa cosa delle scritte sui muri che è allucinante. Ma anche a Milano, se togli la zona centrale, è veramente pieno di tag. Situazione, non darei neanche tanto colpa ai sindaci per quanto la situazione, diciamo, un po' di rifiuti, di pattume che se ne trova in giro, eh. La darei alla gente che non ha educazione. Non sono una cosa disastrosa, però in alcune situazioni, per esempio, dove vi ho fatto vedere all'inizio, lì hanno pulito, poi lì vicino, anche se hanno un po' ritardato, ma sono tanti che sporcano, guarda, specialmente nelle vie secondarie, ne approfittano dove non ci sono le telecamere, dove non li, a parte che lo fanno anche in centro. Provincia di Milano non è una bella situazione, ci vorrebbero 50.000 tir per raccogliere tutto il pattume che c'è in giro. Io invito i sindaci a fare di più, alle amministrazioni a fare di più e invito soprattutto a mettere telecamere per punire questa gente che comunque è sporca. Situazione strade, abbiamo delle situazioni indegne in alcuni casi. In altri casi ho visto in qualche comune qualcosina hanno fatto, però sostanzialmente nella provincia di Milano e anche un po' di Monza e Brianza non ci siamo molto. È migliorato abbastanza nella provincia di Como, anche quella di Lecco è abbastanza buona, hanno fatto dei lavori.
a parte qualche piccola situazione, comunque hanno migliorato. Però diciamo che la situazione drammatica qui è in questa situazione. Non so le altre regioni, però sono stato ultimamente, quando sono stato a Alba, così quella zona lì, nelle Langhe, le strade erano pessime. E poi sono andato giù verso, anche ho fatto poi scendendo verso la Liguria, anche lì non ci siamo. E quindi invito le amministrazioni a fare di più, invito i cittadini a fare di più, semplicemente questo. E ho spedito il pacco, ho fatto un bel pacco oggi con dentro qualche gioco, un po' di farmaci e compagnia varia da mandare su. Ringrazio le persone che mi hanno dato una mano, e se riusciamo a raccogliere ancora qualcosa, e poi vi ringrazierò personalmente, se riusciamo ancora a fare qualcosa verso i primi di gennaio, vediamo di farne un altro, se riesco a tirar su ancora qualcosa. Per quanto riguarda la situazione pulizia e compagnia varia, cerchiamo tutti di tenere pulito. Non sono tanti chi sporca, però dà fastidio veramente andare in giro a vedere alcune realtà. Per quanto riguarda i sindaci, ragazzi, cioè situazioni croniche che avevo fatto vedere come le ultime, che durano da una vita, cartine geografiche, iniziate a fare qualcosa. Vi mando un abbraccio, ragazzi, e vi auguro buon anno.